Buonasera amici di Un Te con Rosanna. Siamo stasera eh, nello spazio live della libreria Ubic di Foggia eh, per incontrare tre autori che sono venuti a presentare la loro ultima fatica, Diaframmi di rosso e scatti di parole, a firma di Roberta Borgianni, Carmine Valendino e Nicola Loviento. Buonasera amici. Buonasera. Buonasera. Bene, allora si tratta di una silloge poetica ha quattro mani e due occhi oserei dire, le mani sono quelle dei poeti Roberta Borgiani e Carmine Valentino e gli occhi quelli del fotografo Nicola Loviento, parliamo un po' di loro cominciamoli a conoscere Roberta Borgiani è toscana nasce a Follonica in provincia di Grosseto e dove vive attualmente sin da piccola eh, per via del padre eh, si avvicina alla letteratura, alla musica al cinema e quindi diventa poetessa all'attivo numero pubblicazioni e anche vincitrice di vari concorsi e, ed è quest'ultima fatica la scrive appunto insieme a Carmine, altro poeta, e Nicola. Eh, Roberta, quando leggo eh, le tue poesie in diaframmi di rosso e scatti di parole noto che eh, il tema dominante di questa raccolta, di questa silloge, è l'amore Decisamente. Decisamente. E il, ciò che traspare delle tue, dalle tue poesie è eh, un amore che è fuso armonicamente con la natura e soprattutto con alcuni tratti della natura. Il mare, certo. i colori, i profumi, quasi come se ci fossero delle corrispondenze tra tutti questi elementi. Ce ne parli? Ma... Eh, Tengo io, te, tieni tu? <ride> Meglio. Eh, diciamo che io sono nata fra, come brevemente scritto nella, nella biografia, sono nata fra macchia e mare. E quindi il mare è il mio elemento, uno dei miei elementi, proprio insieme alla macchia. E al mare e, e al, nel bosco, alla macchia, quello che prevale sono i profumi, i colori. Eh, proprio della natura, della mia terra, poi la Toscana è una terra che offre veramente eh, dei colori e dei profumi molto intensi e io sono molto legata al mio nido, perché lo chiamo il mio nido, nido. <ride> e, e mi è molto di ispirazione, anche le cose più, più sciocche, più banali, quotidiane così, però viste sotto una certa ottica diventano comunque tutto, può diventare poesia eh, legato alla natura. Infatti, io ho notato che eh, la tua cifra stilistica è allusiva, analogica, eh, ci sono molti simboli che ricorrono, e, però nonostante ciò... Eh, è facilmente comprensibile che l'amore passa attraverso ogni singolo verso, un amore che è sempre, per, anche quando si parla di assenza di amore, non c'è mai un rimpianto o una nota di dolore, ma è sempre un amore ricercato, accettato, che anche nel ricordo è piacevole. Ho letto male? No, hai letto bene. Hai letto bene perché comunque anche le attese, anche eh, quello che è stato vissuto. Eh, poi nel ricordo diventa comunque sempre molto bello, è eh, un vivere e rivivere anche attraverso appunto i ricordi. E poi ci sono le attese della passione, de, del, eh, la, la prospettiva di comunque di mh, spingersi sempre avanti è importante comunque: eh, non fermarsi mai non fermarsi mai, infatti, è un progredire. Il, il titolo che avete scelto per la vostra sillogia Diaframmi di rosso e Scatti di passione è sintomatico di del parole, lavoro di parole, di parole, chiedo scusa, <ride> <ride> è, è, è sintomatico della, del vostro lavoro, è quasi un chiasmo, no? un incrocio tra esatto. uh, la scrittura e la foto, la fotografia. Uh, però tra i temi ricorrenti c'è un leitmotiv che io ho ritrovato. Eh, il rosso e la luna. Vorrei chiedere a te perché la luna e a Carmine, poi perché il rosso. A lui tocca il rosso. A lui tocca il rosso. Preferisci parlare della luna? Possiamo fare il contrario. Roberta, nelle tue poesie c'è molto rosso. Come mai? Beh, anche rosso... c'è eh, una, eh, una poesia che nel titolo cita sì, proprio il rosso. Sì, sì. non mi ricorda solo il rosso. Rosso di china. Il rosso è molto ricorrente, perché comunque il rosso è, è calore, è passione, è vita. È, è una cosa, il rosso è vivo, secondo me, è un colore vivo. Tant'è che ho scelto anche, questo mi sono permessa, poi ho fatto la prepotente eh. nei confronti de, dei miei amici, ho, ho scelto anche questo rosso bellissimo eh, per la copertina, come rosso oh, è, è l'abito di questa stupenda modella che speriamo che oggi venga sia fra noi. Ed è uno scatto <coughs> di Nicola. E sono tutti scatti certo. di Nicola, che su questo mi sono innamorata io di questo scatto. Il rosso è un colore vivo comunque, il sangue è rosso, il fuoco è rosso, il sole è rosso. È, è una scelta intellettuale quella di inserire il rosso o istintivo. Istintiva, puramente istintiva. istintiva. Sì. Anche perché io sono un, un fascio di distinto. Si vede, sì. si vede. Adesso sì. mi piacerebbe sì. chiedere a Carmine qualche spiegazione riguardo alla luna, quindi Diamo l'opportunità a Carmine di, eh, di parlare. Io nel frattempo eh, lo presento. Carmine Valendino è un nostro conterraneo. Eh, nasce a Margherita di Savoia, ma poi studia, si laurea in lettere ed è docente negli istituti di istruzione secondaria superiore. Ma vive adesso in provincia di Milano. È un poeta, eh, un conferenziere ed è anche presidente e fondatore di un'associazione della quale parleremo a breve, eh, chiamata appunto LUNAMO. questa breve presentazione. Ritorniamo a parlare di questo leitmotiv che io ho riscontrato nelle vostre poesie. Appunto eh, la luna, hai scelto di parlare della luna, è sempre presente. Eh, perché e come mai? Allora, la luna è innanzitutto nella poesia. Un mistero, simbolo evocativo, ha anche una risonanza tabica. Quindi la luna ci consente eh, di... Vedere oltre la realtà e nel senso lopardiano di intendere la notte, di intendere la luna, diventa meravigliosamente infinita. <ride> Meraviglioso. <ride> eh, Carmine, le tue poesie parlano, come abbiamo già detto, di amore, ma è un amore eh, diverso da quello di, che ci mostra Roberta. Le tue poesie sono... Eh, abbastanza realistiche, eh, con una prosa che è, è figurativa e si avvalgono molto del dato quotidiano, ma un quotidiano che è sempre, continuamente passione. Nella tua poesia, la sensualità, il dato carnale, la passione è si fa presente viva e tangibile e anche quando le liriche sono brevi si riesce tranquillamente a entrare, a penetrarvi e a sentirle sulla pelle. Ce ne parli? Certo, eh, beh, innanzitutto cerco di cogliere nella brevità del testo eh, quanto più sia possibile di intensità per realizzare questo eh, riferimento dell'immediatezza della passione che voglio rappresentare in ciascuno di questi testi. Ed è un sentimento vissuto attraverso, attraverso l'attesa, attraverso la speranza, attraverso anche la, il ricordo e la rievocazione di episodi o di momenti che eh, danno la forza poi di continuare ad attendere e ad aspettare un altro momento decisamente importante per dare risonanza a questa... Passione, a questo sentimento che non deve estinguersi. Infatti, <ride> ho notato che anche quando si parla della fugacità del tempo, perché sì. è ricorrente anche quest'altro certo. tema, eh, però la fugacità del tempo non è mai malinconia, ma eh, c'è sempre una nota lieta nelle tue poesie. Certo, eh, il tempo mh, ha un dato meccanico, cronologico, e ha un dato, come dire, il kairos greco emotivo. Eh, quindi al di là di quello che è il tempo meccanico che, che, che scorre indifferentemente rispetto alle nostre aspettative, eh, l'emozione comunque dà valore anche al tempo dell'attesa e quindi ci proietta sempre in una dimensione molto più importante dell'indifferenza dello scorrere del, del tempo. tempo. Eh, Carmine, un'altra domanda. Um, la vostra silloge si divide in due parti. Eh, una parte in cui ci sono le poesie eh, vostre personali, sì. e l'altra, appunto, la sezione a quattro mani, è uno scatto che voi avete eh, appunto denominato tale, perché ci sono poesie scritte a due mani, insieme tra te e Roberta. Eh, Come è stato possibile? Beh, eh, diciamo che è una nostra abitudine condividere con altri autori il più possibile la realizzazione di una, di una scrittura sempre fluida che ci mette alla prova, perché abbiamo stili completamente differenti, abbiamo emozioni differenti, abbiamo anche un lessico, un linguaggio eh, completamente differenti sì. e cercare di compenetrarsi adeguandoci reciprocamente è una bellissima sfida. Io ho scritto con altri autori, Roberta ha scritto con altri autori a quattro mani e abbiamo provato anche noi a realizzare questa sezione in cui eh, i testi li abbiamo scritti insieme, alternandoci e cercando di fondere in un qualcosa di... Ecco, l'impossibilità di identificare anche chi abbia scritto una parte e chi abbia scritto l'altra. E' mh, proprio la temerarietà della sfida, ecco, della, della poesia, senza d'innegare quello che siamo ciascuno di noi, evidentemente perché è importante conservare eh, la, nostra, la nostra sigla, il nostro sistema espressivo, linguistico, il nostro retaggio anche da cui proveniamo. Io direi mm -hmm. che la sfida l'avete vinta, perché sono bellissime mm -hmm. le poesie a quattro mani, come comunque tutta la raccolta, mm -hmm. e ho notato appunto che è come se ci fosse un duetto o un balletto anche se vogliamo, e nelle parti in corsivo si nota un'altra voce, ma c'è un io lirico che richiama l'altro e, e appunto c'è anche in questo caso una corrispondenza di eh, messaggi, di parole, di, eh, di versi che davvero insieme fanno una poesia eh, di grande elevatura. Complimenti. Grazie, <ride> a me è piaciuto molto. Bene, um, in attesa di farvi leggere qualcosa che voi avrete scelto dalla, um, dalla raccolta poetica, eh, vorrei appunto che conoscessimo anche... Eh, il terzo autore della, eh, della silloge, appunto eh, Nicola Loviento. Eh, Nicola eh, nasce a Foggia e negli anni del universitari apprende l'arte della fotografia, scopre la bellezza della fotografia, eh, se ne innamora e quindi diventa fotografo professionista. Professionista. Amatoriale. Amatoriale. È fondamentale questo. Fondamentale, bene. E eh, diciamo che è fondatore anche del Cine Club. Sono presidente del Fotocineclub Club di Foggia. Di Foggia. Sì. E preferisce, per quanto mi è dato di sapere, eh, il bianco e il nero al colore. E preferisce eh, la rappresentazione delle donne, giusto? Sì, sì, sì. Questo è una, un tema che mi ha sempre diciamo intrigato e l'ho sviluppato nel corso degli anni, mi interessa il mondo femminile e quindi lo scopro attraverso le fotografie. Le mie fotografie mi servono soprattutto per conoscere, per conoscere le altre persone è un mezzo eccezionale perché insomma si fa presto a dire uno scatto, in realtà dietro quello scatto c'è una conoscenza e ci sono tanti tanti scatti. E quindi eh, la fotografia a me mi dà il modo di, appunto, di incontrare queste persone, di conoscerle e magari di far venire fuori il meglio di loro. Bene, eh, nella, nel libro, nella raccolta, eh, ci sono una serie di immagini di donne, eh, inutile dirsi, bellissime, sono delle foto davvero meravigliose. E come hai scelto eh, la foto da eh, abbinare o da inserire all'interno delle poesie? Allora, questo non è stato merito mio, eh, il, tutto il merito lo devo dare a, a Roberta perché è stata lei che ha scelto poi le, le, le foto. Eh, io sono stato coinvolto, visto l'amicizia che da decenni mi lega a Carmine, in questo, in questo libro, la cosa mi ha fatto molto piacere. E poi in realtà eh, sul tema io ho dato un po' di fotografie, quindi non solo quelle che sono contenute nel libro. E, e poi la scelta l'ha fatta Roberta. E io non ho voluto mettere eh, assolutamente lingue in questo discorso perché eh, ritenevo che era una cosa che doveva partire da loro, da loro, e quindi in questo caso da Roberta, benissimo, quindi non sono entrato nel merito. Allora dovremmo chiedere a Roberta <ride> con quale criterio ha scelto determinate foto. È stata sicuramente una scelta facile perché le fotografie che mi aveva mandato Nicola, che erano molte di più di quelle che sono inserite nel libro, erano tutte bellissime, veramente meravigliose, quindi è stato anche difficile. Diciamo che anche qui eh, ho dato ascolto molto all'istinto, eh, quella che <ride> mi sembrava, che. che mi colpiva di più, magari vicino a quel testo. È stata una scelta istintiva anche quella. Poi ho chiesto naturalmente l'approvazione di Nicola, Buona. che mi ha dato veramente carta bianca, ma non è stato facile perché le fotografie, ripeto, erano tutte meravigliose, bellissime. Carmine, com'è nata l'idea di questo progetto? Oh, oh. <ride> allora. Beh, innanzitutto mh, mi attirava l'idea di scrivere una intera silloge eh, con la partecipazione di persone di cui mi fido eh, tantissimo. Eh, Roberta, che è la mia vicepresidente dell'Associazione Culturale Luna Nera, una bravissima poetessa che stimo moltissimo, e un mio vecchio amico di adolescenza, giovinezza, eh, con cui è bello ritrovarsi naturalmente, questa è diventata un'occasione, un'opportunità per creare qualcosa di bello insieme e tornare nella mia foggia perché avevo bisogno di rivedere la mia città. Grazie mi per stato. essere tornato. È stata una, una bellissima occasione per ricongiungermi ad un mondo che mi ero lasciato alle spalle. Per motivi miei o perché la vita mi ha trascinato altrove, altrove. E, e Nicola mi ha dato questa bellissima opportunità così ho potuto rivedere i tanti cari amici che non sono mai stati dimenticati nonostante ci sia stato un lasso di tempo di, di visione spazio temporale ecco. però ehm, è tale il feeling che sembra che quasi che ci siano lasciati una settimana fa o poco meno <ride> Un'ultima domanda, Carmine. Hai appena citato l'Associazione Luna Nera, sì. eh, ci vuoi spiegare che cos'è, in quale ambito opera? Beh, l'Associazione Culturale Luna Nera, io sono il presidente, Roberto è il vicepresidente, abbiamo altri soci fondatori, Alessandro Moschini, Chiara Pezzuoli, e si sono aggiunti due, due soci ordinari, eh, Catuce Nardini e Costanza Pieri, e abbiamo tre soci onorari. E di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di letteratura cercando di permettere agli autori di pubblicare i loro testi, i loro volumi ehm, ad un prezzo il più possibile ridotto. ridotto. E questo ci permette di conoscere bellissime persone, ehm, ci permette di seguire quello che ci interessa di più che è la produzione letteraria. Ma i ricavati, essendo un'associazione culturale no profit che si occupa di beneficenza, vanno al progetto Gaia della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Ed è un progetto che si occupa dei bambini che hanno subito violenze, maltrattamenti, che hanno subito eh, ogni tipo di vessazioni anche e questo ci sta molto a cuore perché ci permette appunto di unire la bellezza della produzione letteraria alla bellezza della beneficenza e ogni anno appunto è, è ben gradito quel momento di incontro con eh, la, la Fondazione Meyer, in modo particolare gli psicologi, i dottori che si occupano del, del Gaia, di questo gruppo di recupero, eh, dove appunto portiamo quelli che sono i nostri ricavati eh, annualmente. Magnifica, <ride> eh, magnifica cosa questa, sicuramente, ce ne vorrebbero tante di associazioni che unissero la bellezza alla bontà. Bene, eh, amici di Mitico Channel, eh, siamo stati davvero felici di conoscere questi tre autori e di poterli presentare a voi. Eh, noi vi ringraziamo e con voi eh, ci vediamo al prossimo tempo. mi ne gradiremmo che voi ci leggeste una lirica eh, quale potresti leggere o potreste leggere insieme bene leggiamo un testo scritto a quattro mani il titolo è Annaffia il limone sul tuo terrazzo bellissima è una di quelle <ride> che mi ha colpito di più bene mi fa piacere anche <ride> perché è una di quelle a cui siamo più affezionati è bellissima davvero cadono Aghi di Pino alla tua porta e tu sciogli i tuoi capelli alla luce di una stella dal centro. Posa il tuo sguardo su una pagina bianca e scrivi una poesia per noi. Poi annaffi il limone sul tuo terrazzo. Piccole parole pensate scivolano su pagine bianche e le mie lune tutte sgranano il tempo fra fianchi e cuore. Non c'è nebbia nel tuo mondo di luce e dalla tua finestra aperta al cielo e al mare vedi le, stelle, le sette isole che navigano nella corrente verso porti luminosi che io non so, portami a conoscerli. Annuso foglie che sanno di mare mentre nascondo miele e baci nelle bucce dei soli brillanti. Poi annaffio il limone sul mio terrazzo le sette isole l'angono nella liquida seta dimmi dove sei che ti vengo a prendere